Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi presentiamo la nuova partita per Europa Universalis 4 con la Francia. Partiamo già, clicchiamo modalità Ironman perché vediamo. Gli achievement la chiamiamo Francia, tanto è la prima partita e si spera l'unica che faremo con la Francia. Gli obiettivi non sono facili. Non sono facili perché gli achievement, per quanto l'inizio sia comunque un inizio molto importante, gli achievement non sono facilissimi. Ne abbiamo uno, vabbè, questo sì, ovviamente, prendere tutti i core francesi come Francia, e questo va bene, è il più facile di quelli che dobbiamo, che vogliamo raggiungere. Ne abbiamo uno in cui dovremo andare a prendere Vienna, Berlino e Mosca come province core, e quindi dovremo andare a recuperare un po' di province in giro per il mondo. Praticamente andremo a rompere le scatole a Brandeburgo, Austria e Moscovia, ma anche questo non è un grande problema. Il principale sarà questo: ottenere 100 province in Europa, tutte core, entro il 1500. Questo è quello più complicato ed anche il primo. Le province core 100 sono tante, quindi cercheremo comunque di ottenerlo, e se non riuscissimo a raggiungerlo potremo tranquillamente ricominciare a ritentare, perché questo comunque vorrà dire che ci fermeremo nei primi anni, alla fine, prima del 1500. Noi iniziamo con 20 province, quindi dobbiamo prendere altre 80. Un po' le abbiamo, adesso poi le analizziamo bene, vediamo se abbiamo altri achievement interessanti da raggiungere. Mi sembra di no, i tre principali erano questi, ma diamo un attimo un'occhiata velocemente. Direi, vabbè, questo qua, volendo, sì, diventare Francia rivoluzionaria e spammare la rivoluzione in 10 nazioni. Questo sicuramente ci tenteremo, tanto siamo in Francia, non sarà, cioè ci proveremo sicuramente. Al di là di questo, poi non mi sembra che ce ne siano altri interessanti, quindi attualmente studiamo soprattutto il primo, perché poi gli altri, non avendo un limite di tempo, non dovrebbero essere troppo problematici. Dovremo combattere con la Russia al momento che diventerà Russia. L'Austria qui probabilmente o verrà inglobato oppure rimarrà sempre Austria. A quel punto dovremo solo andare a prendere Vienna, e lo stesso dovremo fare qua con Berlino, quindi questo lo vedo come il minor problema. Il problema principale della Francia sarà l'espansione aggressiva. Partiamo comunque molto bene con Re Carlo VII di Valois, che è un 4-2-4 con morale degli eserciti più 5%, e questo ci dà un grande boost iniziale. Peccato che ha già 41 anni. E il delfino Louis de Valois comunque non è troppo scarso, è un 9-4-3-2 con creazione di spionaggio più 30%, che comunque ci potrebbe essere comodo. Abbiamo Marie d'Anjou come regina, 4-4-4, tanta roba, non è per niente male. Potremmo far abdicare subito Re Carlo, ma non ci pensiamo neanche, perché il principe è più scarso. Abbiamo potenti ducati francesi come privilegio, ecco, della nobiltà, che ci dà più 10% influenza equilibrio, meno 10 assolutismo, più 3 relazioni diplomatiche e meno 10% a tutte le dipendenze. Questa è tanta roba, perché comunque noi iniziamo con tante dipendenze. Poi vedremo se potremo levarlo, penso di sì, però vediamo, la lealtà viene cambiata di tantissimo, e va bene, ci penseremo. In ogni caso sicuramente andremo a prendere quello dei punti monarchici e andremo a sfruttare anche quello dell'annessione. Appena lo trovo, dovrebbe essercene uno per l'annessione che ci permetterà quindi di avere meno, di non avere il costo, il meno 3 praticamente, alla reputazione diplomatica durante, successiva all'annessione. Adesso non lo vedo, ma lo cerchiamo, se non c'è, vabbè, peccato, perché comunque era un grande, grande aiuto. Ci penseremo. Allora, qua attualmente forze missionari, qua non lo vedo, studieremo poi un attimino con calma, però
Mi sa che a sto punto l'hanno sostituito magari con questo proprio, eh? In caso vediamo, perché quella era tanta roba, perché permetteva infatti di non avere il meno 3. Eccolo qua, non l'avevo visto, sono proprio un idiota. Costa missione diplomatica meno 5, più 15 di aspirazione a libertà, ma si compensa un pochettino con questo, però rimuove la penalità sulla reputazione diplomatica per la missione di dipendenze. E questo è fondamentale perché dovremo annettere abbastanza rapidamente. Entro il 1500 vanno annessi tutti i nostri vassalli, che sono attualmente tanti, perché sono, cioè, Orléans, che comunque non ha questa zona qua, cioè Armagnac, c'è Foix, c'è poi Borbonese, cioè ce n'è un po'. E quindi effettivamente andarli ad annettere tutti sarà tutto province gratis, sono 5 staterelli, diciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 province. Capite che da 20 andiamo a 31 solo con questo, quindi questo sicuramente sarà un grande aiuto a netterli, per aumentare gratis le nostre province. A cosa abbiamo pensato allora? Abbiamo pensato sicuramente intanto di riprendere i nostri core, visto che comunque non ci occupano espansione aggressiva e ne abbiamo un pochino qua sopra, lungo la nostra, lungo lo stato, diciamo, dei nostri core francesi. Quantomeno poi sicuramente sfrutteremo anche l'albero missioni. Albero missioni che ci permette di avere dei punti o comunque delle rivendicazioni gratis. Qua per esempio ci danno tutte sulle isole britanniche, ok? E questo già non è male. Oppure riconquistare la Normandia, che dovrebbe essere il primo nostro obiettivo, ci dà una rivendicazione permanente sulla Bretagna, che ci permette poi di fare questa qua ed avere 100 punti diplomatici. E un casus belli sotto missione sulla Bretagna. Ora dobbiamo studiarci bene questi casus belli, perché se poi la possiamo annettere bene, visto che il tempo qua è stretto, a volte abbiamo 50 anni. Ora io adesso quello precisamente quando sono 50, quando 10 non lo so, questo me lo devo studiare bene, però sicuramente quello da fare è studiarselo per modo, perché qua per esempio dobbiamo attendere almeno 10 anni. Però se noi, per esempio, vassalizziamo una volta sono 50, se sono 50 siamo già strettissimi con i tempi. Quindi questa è una cosa che non va bene. Dobbiamo studiare un attimino come fare eventualmente se sottomettere la Bretagna e poi integrarla, anche guardando l'espansione aggressiva, oppure conquistarla e basta. In ogni caso, ottenere tutte queste province ci permetterà di avere casus belli un po' in giro qua per l'Europa. E qua ci dà, per esempio, assolutismo rivoluzionario, quindi qua bisogna aspettare un sacco per avere i moschettieri. Qua invece questi ce li studieremo poi tutti. Sicuramente, comunque, queste sono tutte zone, quantomeno la prima Francia continentale, da ottenere il prima possibile. E qua ci danno un bel po' di rivendicazioni sparse in giro per il continente. Ma noi non staremo tantissimo qua nel continente, perché? Perché comunque qua costa, qua lo sviluppo è bello alto e queste province costano tanto, sia a livello di punteggio di guerra che a livello di espansione aggressiva. L'obiettivo sarà quello di sfruttare le province col minor sviluppo. Quindi potrebbe essere un'idea prendere questi staterelli qui in Inghilterra che costano poco, tutte le isole qua sopra. L'Irlanda, perché comunque è un po' più distante, quindi ci permetterà di avere meno espansione aggressiva, meno coalizioni, ma soprattutto poi proveremo. L'obiettivo sarà spostarsi qua in questa zona, Svezia, Norvegia, Novgorod, queste sono tutte province che fanno parte dell'Europa e che non costano un cavolo di punti. Vediamo se abbiamo, ecco qua, sicuramente quantomeno il confine Europa-Russia. Queste sono tutte province che rientrano nella zona Europa, esatto, continente Europa orientale, anche qua Europa, ok, quindi tutta questa zona effettivamente, anche gli Urali, potrebbe essere territorio di conquiste, perché come vedete lo sviluppo è molto molto basso, questo ci permetterà di prendere tante province pagando, rischiando poche coalizioni e pagando poco di punteggio di guerra. Un'altra zona potrebbe essere questa qua, però è un po' più complicata perché ci sono gli ottomani, quindi se riuscissimo a allearci gli ottomani ci potremmo pensare. In alternativa,
potremmo avere una coalizione con l'ottomano, a quel punto inizierà a essere un po' più complicata la situazione. Direi che la via principale dovrebbe essere quella. A livello di alleanze si proverà magari un'alleanza con Castiglia e o col Portogallo. Aragona, finché non diventa magari partner castigliano, potrebbe anche questa essere un'idea, se no potremmo anche provare a papparcene un pezzo, lo sviluppo però un po' altino. E poi magari Roma. Roma perché? Perché diventare controllore papale ci permetterà di avere un sacco di bonus, tra cui un bel meno 20 all'impatto per l'espansione aggressiva, e visto che il nostro problema principale è l'espansione aggressiva, secondo me una grande idea sarà puntare a diventare il controllore papale. Quindi per quello dovremmo investire un bel po' di punti di influenza papale e quindi a quel punto alleati del Papa. Papa che ci dà anche un cuoricino, perché no? Quindi a quel punto potremmo rimanere cattolici, almeno per l'inizio soprattutto, e poi spingere di là. La nostra forza sarà la fanteria, o meglio, comunque la forza militare, visto che abbiamo comunque delle idee molto buone, abbiamo un più 20% di riserve, più una reputazione diplomatica che non lo si butta assolutamente, visto che dobbiamo annettere, e vediamo magari le prime, perché comunque, soprattutto per il primo achievement, non arriveremo certo molto avanti con le idee. Questa morale eserciti più 20% non sarebbe male. Idee, boh, secondo me ci sono più possibilità e dovremo vedere un po' come evolverà la questione. Un'idea potrebbe essere, se arriviamo a lunghi, l'influenza per annettere velocemente, ma secondo me non avremo problemi da quel punto di vista. Allora potremmo andare, magari volendo, anche su una spionaggio per avere un bel meno 20 di nuovo all'espansione aggressiva. Oppure potremmo andare semplicemente sulle economiche, ma non mi piace, su una militare, però io quasi quasi per la prima sarei su meno 20 all'impatto espansione aggressiva, perché a quel punto, se riuscissimo a diventare controllori papali, avremmo meno 20, propaganda di Stato, meno 20 dal papato, e avremo un bel meno 40 all'espansione aggressiva, che è tanta, tanta, tanta roba. 100 province sono tante. Il 1500 è molto molto vicino, faremo il possibile, l'economia è messa bene, perché già all'inizio abbiamo comunque un più 2 ducati e 24, abbiamo ancora 10 truppe da poter fare, sicuramente prenderemo dei mercenari perché il manpower sarà un enorme problema e sicuramente dovremo rivedere anche un po' il commercio, perché la Manica è un nodo, soprattutto ora molto ricco, e bisognerà portarli via qualcosina, potremmo provare a mettere uno a riscuotere qui alla Manica e fare delle navi da commercio da mandare tutte alla Manica per provare a aumentare la nostra percentuale. Noi dove riscuotiamo? A Champagne, direi. Riscuotiamo direttamente a Champagne ed è sicuramente una buona idea. Potremmo però poi girare verso Champagne, è ok, e poi mandarne uno alla Manica. Come siamo messi con la Borgogna? Lo vedremo perché qui ancora non ho capito com'è, ovviamente rivale. Rivale, quindi qua dovremo capire un attimino come si svilupperà la Borgogna. La Borgogna potrebbe essere un'idea, annetterla completamente, se ci riuscissimo, perché avendo tre partner minori, quattro, diventerebbero, se non ricordo male, tutti nostri. 151 in una guerra impossibile, e soprattutto qua sono province molto sviluppate, 20. Qua non troppo, 11, però siamo all'inizio, quindi c'è un altro 15, un 17, sono province che costano tantissimo queste. E soprattutto dovremmo fare attenzione che nessuno annetta completamente la Borgogna. L'idea potrebbe essere levare un pezzetto, magari quel 60%, e poi la volta dopo un bel 90%, soprattutto se avessimo poi il meno 40 all'espansione aggressiva, per papparcela tutta. Quindi studieremo al massimo per ridurre l'espansione aggressiva. Sfrutteremo anche l'annessione dei vassalli e poi sfrutteremo tutte le nostre missioni. Ne dovremo avere anche una per la Borgogna, per esempio conquistando la Provenza, quindi ci dà una rivendicazione su Borgogna orientale e Borgogna occidentale, e poi annettendo la Borgogna, Lorena, Savoia e Piemonte. Sicuramente lì non ci andremo. Savoia e Piemonte, sicuramente aree molto sviluppate, col cavolo, non ci penso neanche.
vediamo di sfruttare il più possibile quello che abbiamo già. Direi che attualmente mi sembra di aver visto tutto, non credo di avere altre idee. Se poi fallisse per qualche motivo il nostro viaggio verso il nord Europa, vedremo come fare, ma inizia a essere poi problematica poi la questione, perché le aree poco sviluppate sono proprio queste. Questo vuol dire province con sviluppo 3, 3, 3, 3, 3, vede tutto 3 dappertutto, 4, 7, 5, 3, e queste sono tutte aree che effettivamente non ci costano niente, costano pochissimo, sono distanti, e visto che qua conta il numero di province, bisogna prendere più province possibili. Quindi il Faroe forse non contano nemmeno, addirittura non contano come Europa. Vediamo cosa ci dice. No, 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 sempre Europa, e la Scandinavia anche, perfetto. Quindi questa sicuramente, cioè la Scandinavia, l'Islanda, sicuramente è una buona idea, buttarsi qua sopra il più possibile. Quindi potremmo fare un saltino in Irlanda, Irlanda, Scozia, Scozia, magari Inghilterra per le province a basso sviluppo, e poi Norvegia e Svezia, quindi Danimarca direi a sto punto. Benissimo, direi che quindi ci vediamo alla prossima, non mancate, perché secondo me questa è una partita molto interessante, e cercheremo di realizzare tutti e quattro gli achievement. Quindi il primo lo vedo veramente come il più complicato, l'ultimo è solo da capire come funziona la rivoluzione, lo vedremo anche un attimino insieme. Gli altri due li vedo molto più facili, perché onestamente ottenere le province francesi forse è il primo che faremo, anzi sicuramente, e ottenere avere Mosca, Berlino e Vienna direi che non sarà un grosso problema. Non avremo, immagino, nessuna nazione da formare, infatti, e basta direi. Quindi ci vediamo alla prossima, come sempre supportate questo video con un bel mi piace e non perdetevi assolutamente questa partita. Grazie e alla prossima, grazie per la visione. Ciao ciao!